Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qui è Omegozzo e benvenuti in questo nuovo video della GTA 5 Miti e Misteri con Rando Junior della vita reale da bambino, insomma, miscuglio assurdo, in questa nuova miniserie che vede il protagonista il nostro Ronaldo Junior. Allora, nell'episodio di oggi ragazzi succederà qualcosa di strano perché Ronaldo Junior sentirà delle voci strane su un lupo mannaro, una strana creatura che ha sbranato praticamente mezzi animali in tutta Los Santos, dalla parte nord, dalla parte sud, dalla parte ovest-est della mappa, e quindi le cose sembrano essere un po' strane. Penso che vorrà andare a caccia a questo punto Ronaldo Junior e cercare di scoprire se veramente esiste un lupo mannaro, che cosa sta combinando, perché poi magari i lupi mannari ammazzano pure le persone. Quindi ragazzi, cerchiamo un po' di indagare con Ronaldo Junior e vediamo un po' cosa succede. Se avete ancora messo un bel mi piace, mi raccomando ragazzi, un bel like a bomba per partire ed iscrivetevi al canalozzo. Voglio salutare su Instagram VitoSilecchia02 e Boyki2345 che mi dicono di non smettere di fare la vita reale da calciatore e che sono un bomber. Grazie a tutti e due ragazzi, bella così, da Omegozzo e vi saluto. Se anche voi volete essere salutati invece in tutti i prossimi video, vi basta semplicemente venirmi a seguire su Instagram, che trovate qui e in descrizione. Quindi ragazzi, venite a seguirmi per i prossimi spoiler e per essere salutati nei prossimi video. Eccoci ragazzi in questo nuovo video con il nostro Ronaldo Junior sul suo sesto elemento. Bene, allora vi state chiedendo dove stiamo andando, lo conoscete benissimo, stiamo andando un attimo all'Arca, l'Animal Ark, per prenotare una visita al nostro cane, che ragazzi sarebbe il cane che è rimasto perché gli altri due poverini sono morti. E papà ci ha chiesto di andare a prenotare la visita. Allora, quindi ragazzi, indovinate un po' con chi ho deciso di venire: con la mia bellissima fidanzata Jasmine, con cui ieri abbiamo deciso forse di avere un figlio. Non lo so, questo dipenderà dai vostri likes. Bene, allora ragazzi, siamo arrivati un attimo all'Animal Ark. Prendiamo un attimo giusto l'appuntamento, ragazzi, una cosa veloce veloce, e poi possiamo andare via. Oddio, che è tutta sta polizia qui? Ragazzi, vedo dei poliziotti, un'ambulanza. Oddio, che è successo? È morto qualcuno? Speriamo di no. Allora, intanto parcheggiamo l'auto. A cazzo, però vabbè, comunque. Ragazzi, sono curioso di sapere cosa sta succedendo. Jasmine, aspetta, anzi no, dai, vieni, vieni. Allora, la cosa mi preoccupa perché, ragazzi, c'è un'ambulanza e una macchina dello sceriffo davanti alla Animal Ark. Potrebbe essere successo qualcosa. Sentiamo, vediamo se riusciamo a sentire un po' qualcosa. Il suo cane, che era qui, ragazzi, per delle cure, come è stato ammazzato? Chi è quell'infame che ammazzerebbe un cane, regà? Ma stiamo scherzando? E si sta disperando? Stai dicendo che poverino non sa più cosa fare? È disperato, ti capisco, a me ne sono morti due di cani. Hai sentito, Jasmine? Qualcuno ha ammazzato un cane. Posso prendere un appuntamento? Ma dov'è il veterinario, porca miseria? Devo pigliare un appuntamento. Ragazzi, la gente qui sta spiegando che nel retro c'è il veterinario con i paramedici che stanno dando assistenza agli animali che sono morti. Come sono morti? What the fuck? Chi è quello schifoso che ammazzerebbe tutti gli animali? Ragazzi, qui sento puzza di mistero. Vieni Jasmine, andiamo dietro. Il veterinario ha detto che, cioè, dovrebbe essere dietro il veterinario. Vieni, andiamo, forza. Allora, non so cosa sta succedendo sinceramente ragazzi. Perché qualcuno dovrebbe uccidere un cane, un gatto, un uccello, un gabbiano, un pappagallo, non lo so, un coyote, un coniglio? Cioè, da quello che ho capito sono stati trucidati tutti gli animali. Ok ragazzi, vedo delle ambulanze, dovremmo esserci, gli animali dovrebbero essere qui. Però come entriamo da qui? Ronaldo Junior, devi sfondare il cancello, cretino, non dovevi entrare di qua. Vabbè dai, scavalca, perché tu sei ACAB. E ragazzi, stiamo per scoprire la verità su quello che è successo a questi poveri animali. Anche perché avremmo dovuto prenotare la visita al nostro Rex, il nostro cane che avremmo lasciato qui, e ragazzi sarebbe morto anche lui, e poi avremmo fatto il bordello per trovare chi l'ha ucciso. Oh mio Dio raga, madonna, tipo ti piglia lo stomaco una scena del genere. Che schifo, che schifo. Jasmine, non guardare, fa schifo, fa schifo, non guardare. Oh mio Dio ragazzi, guardate. Mamma mia, quello dovrebbe essere il veterinario, quello col camice, dovrebbero essere il suo assistente, il veterinario, questi sono i paramedici. Oh mio Dio ragazzi, che schifo, ci sono... Madonna, da genio, non andare però lì, che puzza, fa schifo. Cioè, per tutto rispetto per gli animali, ci sono due husky, un cane. Ci sono due husky, ci sono due cani, due conigli, vedo altri due cani, dei gatti poverini trucidati, un altro cane.
è un'aquila, no? Che cavolo è? Un uccello morto a terra. Ragazzi, le cose sono poco chiare, perché comunque il veterinario lascia stare i cani qui dietro comunque per svagarsi. E durante la notte, da quello che sto sentendo dai paramedici, una creatura strana. Come una creatura strana? Che cazzo è? Un cane? Un lupo? Che cosa? Un lupo molto probabilmente, un leone di montagna che da queste parti si aggirano. No, no, ragazzi, il commesso sta dicendo che non ha visto un leone di montagna. Dice di aver visto un lupo mannaro. Zio, guarda che non esistono i lupi mannari. Che cosa ti sei fumato? Infatti, il veterinario, ragazzi, col camice, sta dicendo che se non è chiaro dovrà licenziarlo perché ha fatto ammazzare tutti gli animali dei clienti. Bene, Ronaldo Junior, a quanto pare hai un altro caso tra le mani: il caso del lupo mannaro che ha praticamente sbranato e trucidato questi poveri animali. Ragazzi, poveri animali completamente trucidati, sbranati dal sangue e. Non so, poverini, poverini. Tremo a caccia lupo mannaro in queste zone. Quindi, ora torniamo a casa. Ci diamo appuntamento con Albert. Anzi, inizio già a chiamarlo, inizio già a dirglielo. Ci vediamo a casa mia stasera. Così potremmo fare direttamente la caccia a questo lupo mannaro che non si sa se esiste davvero o no. Lasciato a casa nostra Jasmine, sono ritornato a casa dove avevo l'appuntamento con Albert e ho detto a papà quello che è successo. E papà ovviamente mi ha detto: Ronaldo Junior, non uscire e non fare niente di male. Sì. Domani siamo usciti con Albert, ragazzi. Oh, mi sa che abbiamo bloccato un po' il traffico, sì, scusate. Infatti, ragazzi, stiamo andando da una parte abbastanza figa, perché prima di dare la caccia a questo lupo mannaro, che ancora non abbiamo capito se sia un lupo mannaro, un chupacabras, non so che cosa sia, traduzione letterale, chupacabras, ragazzi, sarebbe una creatura mitologica, mistica, delle parti dell'America centrale, se non sbaglio, che sbrana gli animali, i mammiferi. Vabbè, in generale sbrana gli animali succhiando appunto il loro sangue, da cui deriva il nome Chupacabras, lupo mannaro. Siamo più o meno lì. Andiamo, ta-da, alla munition, ragazzi, perché non possiamo dare la caccia ad un lupo mannaro senza una pistola. E questo, ragazzi, è il primo acquisto di Ronaldo Junior. Non avevamo mai comprato una pistola, che ovviamente riporteremo indietro perché, ragazzi, va bene i molotov, va bene tutto, ma una pistola no. Quindi compriamo una pistola io e Albert, la noleggeremo, vero zio? Però, ragazzi, siamo riusciti forse a convincerla dicendo che la vogliamo soltanto far vedere ai nostri genitori perché non abbiamo visto un'arma e che gliela riporteremo entro domattina e gliela pagheremo il doppio. Quindi, ragazzi, forse siamo riusciti a convincerla. E la signora qui, ragazzi, ci ha detto di prendere la pistola più semplice, non quella complicata con tutti gli accessori scienziati. No. Quindi, sì, ragazzi, per farvi intendere, questa qui che è la pistola, penso, più semplice che ci possa essere. Albert, ti sparo, ti ammazzo, bro. Ok, signora, tenga pure il resto, tanto gliel'ho detto, gliela pago di più perché me la fa tenere solo per mezza giornata. Dai, Albert, andiamo, abbiamo tutto quello che ci serve. Direi che è ora di mettersi al lavoro. Dagli ultimi avvistamenti, ragazzi, da quello che ci è stato detto e riferito dal veterinario che si trova da queste parti, il Chupacabras o questo lupo mannaro, come volete lo chiamate, insomma, questa creatura che ha sbranato tutti gli animali, e comunque è una creatura molto discussa in tutto GTA, mi ricordo da molti anni si parla di un'esistenza di un Chupacabras, di un licantropo, ragazzi, esatto. E adesso ci dirigiamo qui, mettiamo un segnalino qui, non so, vediamo, mettiamo qui da qualche parte, vabbè, qui lasciamo, vediamo ora. Ci avviciniamo, è lontano 1 chilometro. E cerchiamo un po' di indagare. Vediamo un po' che scopriamo. Sono le 20. Ah, sono le 10. Sì, sono le 10, ragazzi. E adesso vediamo un po' se riusciamo a indagare. È notte fonda. Da qualche parte dovremmo pur partire. Qui vedo molti campi con animali domestici. Quindi, ragazzi, direi che possiamo parcheggiare. Oddio, ma no! Ho preso una spinta assurda. Sì, vabbè, io tengo tutti in una pistola, io tengo la torcia, non si sa mai. Qui sento un signore che si sta lamentando e. Oddio, ma che cos'è sta puzza? No, ragazzi! Attenzione, ragazzi, forse abbiamo fatto tombola. Oddio, che sono? Ma sono maiali, che schifo! Ok, ragazzi, ci sono 3 maialini che erano al pascolo. Sì, al pascolo. Al pascolo di notte, no. Ci sono 3 maialini che erano in questa latrina, ragazzi, stavano facendo i fatti loro e. Oddio, no, no, no. Ok, ragazzi, forse dovremmo esserci, Albert. Ci sei? Hai la pistola in mano, bro? Ok. Oddio, ragazzi, che schifo! Guardate questa mucca! Ha proprio il ventre squartato! Cioè, guardate, c'ha proprio i segni di essere stata zannata! E qui ci sono degli altri maiali. Questi sono vivi, però. Attenzione, ragazzi, c'è una mucca e ci sono dei maiali. Oddio! L'avete visto?
Cos'è quel coso? Qualcosa che correva? Pre, signore, ha per caso visto qualcosa lei? Ragazzi, a quanto pare anche il signore qui, contadino, sta cercando, sì, in cielo lo sta cercando. Sta cercando anche lui di capire per chi è che ha appena ucciso i suoi maiali. Quindi ragazzi, siamo freschi, attenzione. Sì signore, l'aiutiamo noi. Albert, ci sei? Qui non so se è giusto. Oddio, cos'era quel coso? What the fuck? Ragazzi, è passato un animale che... Vabbè, forse deve essere... Oddio ragazzi, no, allora era giusto. Mi è passato davanti. Signore, qui c'è una mucca morta. E la zia Schere, che dici, galoppiamo sopra? Che basta fare il cretino per cercare il licantropo da qualche parte. Eccolo ragazzi, è lì Albert, ti è passato da dietro. Spara. Sì, l'ho preso ragazzi, mori, brutto schifoso animale. Non ci credo. No, sei rialzato. Muori. Ok, Albert, aiutami magari. Vabbè, ragazzi, sto facendo tutto io. L'ho devastato. Sto sparando pure da dentro il culo un altro po'. E così, ragazzi, questo dovrebbe essere il famoso Chupacabras, il licantropo, se vogliamo chiamarlo così, che ha ucciso questi animali. Signore, l'ho trovato, venga. Oddio, cos'è quell'animale lì? Oddio, cos'è? Ragazzi, mi dite che è la mucca di prima che... Cosa? Ma è impossibile, ragazzi. Non è possibile ragazzi, questa è la mucca che prima ho detto cavalchiamo e abbiamo ucciso Chupacabras che era lì. No, allora ce ne sta un altro. Stavolta non lo vedo. Strano, comunque molto 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 strano. Se l'episodio vi è piaciuto, mi raccomando, bel pollicione in su assolutamente. Iscrivetevi al canale, di cui vi ringrazio già adesso, commentate il video, fatemi sapere che altri misteri vorreste vedere e condividete il video con i vostri amici. Vi ricordo che in descrizione trovate la rimanenza delle mie maglie di Omega, tensione eccezionale, edizione limitata, più le maglie di Ronaldo Junior, se ancora le trovate, quindi comprate raga perché sono belle, bellissime anzi. E qui in descrizione trovate il mio Instagram se volete essere salutati in tutti i prossimi video. Quindi mi raccomando ragazzi, venite e passateci. Direi che ragazzi, forse questo è stato il primo caso che abbiamo risolto addirittura uccidendo il soggetto. Quindi in questo caso il licantropo, il Chupacabras, il lupo mannaro, come avete lo chiamate. Direi che per questo video è tutto. Qui è Ronaldo Junior, Albert è il contadino pazzo. Qui è Megozzo ragazzi, grazie a tutti, bella visione e ci becchiamo ad un prossimo video. Ciao!